Bella a tutti ragazzi, qui è Ricky e oggi siamo qui con un ennesimo episodio della carriera alternata. E ragazzi, oggi già ho deciso di chiamare l'episodio colpo di scena. Perché? Perché sapete che ovviamente essendo in due, Leo non sa cosa io andrò a fare. E mi sono reso conto di fare una cosa particolare. Ci saranno magari pochi tagli, ma voglio farvi vedere cosa mi sono inventato, perché sono un po' pazzo, lo sapete. Allora, Guerrero sale di 1, ho visto anche che con Leo sono saliti bene i nostri giovani. Ottimo, perché abbiamo gli obiettivi lì da fare un po' difficili. Allora ragazzi, vi faccio vedere tutto in diretta con voi, tutto live. Oddio, chi è che si è infortunato? No, Rakitic si è rotto, maledizione. Allora, abbiamo 15 milioni di budget trasferimenti. Allora, ho visto un po' la classifica, campionato, coppa e tutto il resto. E mi sa che Leo, all'inizio, non abbiamo messo la Champions League. Siamo degli idioti. Vabbè. Detto questo, ragazzi, ho visto che siamo praticamente già a dicembre. Io direi di simularci queste due partite e di andare a finire già nel mercato di gennaio e già provare a fare qualche trattativa, vedete? Perché so che a voi piacciono queste cose e voglio mettere in difficoltà Leo. Quindi vediamo un po' che succede. Ragazzi, partite entrambe vinte, una per 2-0, una per 3-1, quindi state tranquilli. Ma secondo voi, se facessi uno scambio Ronaldo-Messi da fantascienza, secondo voi a Leo potrebbe venire magari un infarto? Dai ragazzi, ci voglio provare. Allora, contatta giocatore, 131 milioni vogliono questi pazzi. Allora, mettiamoci Messi e facciamo a zero, però dai, penso ci possa stare a zero, valgono uguali. So già che il Real Madrid chiederà più soldi, ma vediamo che succede. Sale anche Cardona, ragazzi, quindi i nostri giovani crescono veramente bene, siamo nel pieno del mercato. Ovviamente le partite del mercato ce le simuliamo e lo sapete meglio di me se mi conoscete. Abbiamo gli ottavi di Coppa col Siviglia. Allora, vediamo un po' queste email, cosa possono tirarci fuori. Allora, tre email, perfetto. Allora, offerta troppo bassa, ragazzi, voglio provare a scambiare Coutinho con Agüero. Perché vi dico questo? Perché Agüero non lo sto praticamente mai utilizzando. Provo a metterci 10 milioni, non lo sto mai utilizzando Agüero, e Coutinho mi farebbe comodo per dare un po' di spazio sulle fasce a tanti altri giocatori. Allora, togliamo qui un po' di email. Io direi di avanzare, qui ce la simuliamo insieme a voi, cioè comunque la vediamo. Ho messo la squadra titolare contro il Siviglia. Vediamo, siamo in casa, questa partita è andata e ritorno. Quindi vediamo che succede, 1-1. Certo, non è proprio un risultato da stare tranquilli, però vediamo, vediamo. Nel frattempo c'è il Villarreal. Dai che vogliamo vedere che succede con Ronaldo. Offerta troppo bassa per Ronaldo. Questi vogliono anche soldi, ragazzi, ve l'avevo detto. Proviamo i nostri classici 10 milioni. È arrivata un'offerta per Agüero. Allora, vediamo un po'. Per Agüero arriva un'offerta di 56 milioni. No ragazzi, io ne chiedo almeno 80, perché poi vorrei andare a fare mercato. E di certo non ti vado a dare un giocatore del genere a 56 milioni. Con tutto il bene che voglio al Manchester United, ma non mi sembra il caso. Allora, ci sono altre 2, 3, 4 email, quindi perfette. Offerta di mercato per Conti e Rafinha. Attenzione ragazzi, allora, per Conti 7 milioni lo rivuole l'Atalanta praticamente. Io ragazzi rifiuto, perché Conti è un mio pallino, l'ho portato io a Barcellona e non mi sembra il caso di darlo via. Offerta di 38 milioni la Roma. Ok ragazzi, io metto 45 milioni e vediamo se la Roma lo prende, perché abbiamo comunque tanti centrocampisti. In teoria potremmo darlo, anche se è forte. Offerta accettata, 10 milioni più Agüero per Coutinho. Coutinho vale tantissimo, secondo me può crescere più di Agüero. Io andrei a mettere lo stipendio come vuole lui alla fine. Anzi, mettiamoci 80, perché questo già so che farà picci. Io già lo so che Coutinho ci romperà le palle. Però vediamo un po' che succede. Conferenza stampa. Ok, possiamo avanzare col Villarreal. Secondo me, anche se siamo ospiti, raga, la portiamo a casa. Non so perché, ma mi sento che possiamo portarla a casa. Vediamo. 1-0. Gomez, André Gomez. Quando registro io, André Gomez segna sempre. È proprio il mio pupillo lì. Allora, facciamo come al solito gli allenamenti. Oh, stanno salendo bene i giocatori. Un più 3 addirittura ho visto per un giocatore della primavera, che non è affatto male. Sale ancora Guerrero, che è quello che sta salendo di più. Vabbè, Cardona era già salito, cioè era già partito da
un livello abbastanza alto. Allora, ufficio, offerta trasferimento ancora per Agüero. Allora, vediamo, perché abbiamo la trattativa con Coutinho. No, Hazard 9 giorni, vabbè, non è tantissimo. 6 settimane, Piqué! Più di un mese, ragazzi, questa è una brutta tegola. Allora, avanziamo un po', vediamo che succede, soprattutto nella trattativa Coutinho, perché sono abbastanza curioso. Offerta trasferimento per Agüero. Arrivano a 68 milioni, no, dai, comunque almeno 80, dato che sto facendo lo scambio con Coutinho che ne vale sui 90, almeno 80 vorrei prenderli. Arriva un'offerta per Agüero, no, vabbè, 49 milioni lasciamo stare. Qui tutto live, ragazzi, perché dobbiamo cercare di andare avanti in Coppa prima di tutto. E poi, hanno accettato 45 milioni quelli della Roma, ragazzi, questi soldi li potrei investire per un difensore, vi dico già la verità. Dobbiamo vedere anche come siamo messi col calendario, perché poi devo dare comunque la possibilità di fare mercato anche a Leo. Allora, avanziamo un po', 3 email interessanti, offerta accettata, raga, 10 milioni più Messi per Ronaldo. Questo sarebbe uno scambio assurdo, veramente assurdo. Madonna, quanto prende Ronaldo, raga, quanto prende Ronaldo. Ma gli dobbiamo dare almeno 700.000, questo non viene, se no, ragazzi, ormai lo sapete meglio di me. Ma sarebbe uno scambio clamoroso, certo. Non è proprio a livello di età il massimo, però ci sta. Qui potremmo già chiudere il nostro Coutinho, ragazzi. Però me li voglio tenere un attimo i soldi, perché se chiudo Ronaldo è normale che mi prendo Ronaldo. Allora, qui simuliamoci il ritorno di Coppa. Gioca... No, Sergi Roberto centrale, ragazzi, non si può vedere. Ve l'ho detto, siamo in emergenza. Se lo vendo, se vendiamo Rafinha, possiamo comprare un difensore, che sarebbe veramente ottimo, perché Piqué per ora è infortunato, un mese e tanto, vi posso assicurare. Allora, vediamo un po' cosa tiriamo fuori, dai. Ora tocca comunque vincere, perché l'1-1 qualificherebbe il Siviglia per il momento. Vediamo, perdiamo 2-1, ragazzi, mo chi glielo dice a Leo? Vabbè, siamo usciti dalla Coppa, colpa mia, perché magari dovevo giocarle, ma quando ci sta il mercato come fai a giocarle? Allora, offerta trasferimento per Agüero, salgono a 68 milioni, no, meno di 75 non si dà, avevo detto 80, dai, facciamo lo sconto a 75. Dai, prestito per 2 anni per Palencia, dai, ci può stare, l'avrà messo Leo, non lo so. No, il Dortmund non lo calcoliamo, giocatore in prestito. Devo vedere una cosa, devo vedere il calendario, perché mi sa che questa è l'ultima partita che possiamo simularci, perché poi dobbiamo lasciare, sì, direi che poi 2 settimane le dobbiamo lasciare anche a Leo. Spero di chiudere Ronaldo in questa frazione di tempo. Ti prego, fammi chiudere Ronaldo adesso. Contratto rifiutato. Non ho alcuna intenzione di giocare, non credo che i tifosi mi accetterebbero. La ringraziamo per l'interesse. Vabbè, ma quanto ti devo dare? Facciamo 900, raga, 950, cioè veramente mi sto rovinando, ma veramente mi sto rovinando. Quindi vediamo un po', allora, simuliamoci questa e poi praticamente ho solo uno skip e devo vedere se riusciamo per Ronaldo, altrimenti poi lascio la patata bollente a Leo, che potrebbe pure capovolgermi tutto. 2-0 qui a Agüero, Messi alla grande. Vediamo, so che anche a Leo piace Cristiano Ronaldo, però non lo so se vorrebbe fare uno scambio del genere, che lui poi mi sa che Messi tipo lo usa trequartista o qualcosa del genere, ora non lo so. Allora, facciamoci i nostri allenamenti consueti, vediamo se sale qualcuno. No, ancora no, questo episodio potrebbe non durare tantissimo, anche questo potrebbe essere una sorta di colpo di scena, non se l'aspetta nessuno. Vediamo, ufficio, offerta trasferimento, hanno accettato i 75 milioni. Hanno accettato i 75 milioni, raga, ho l'ultimo skip. E vabbè, vado a fare un'offerta per un difensore. Mi piace tantissimo Manolas, quindi ragazzi, vabbè, non li posso offrire però adesso. Allora facciamo così, metto 15 milioni, che ovviamente non accetteranno mai. Però almeno Leo vede poi l'offerta e potrebbe pensare che sto trattando Manolas, quindi diciamo che è tutta una cosa in codice. Ultimo skip che posso fare e vediamo se appena arriva un'email devo stoppare, ragazzi, perché sennò non è giusto, interruzione. Allora, offerta trasferimento per Cardona. Leo li ha messi in prestito. Dai, lo do in prestito sperando che salga, però dovevamo farli allenare noi nella primavera. Ora vediamo, ragazzi, non ho più skip, maledizione.
Quindi praticamente ora trattativa Rafinha, trattativa Agüero che va quasi via e trattativa Messi-Ronaldo, tutto nelle mani di Leo. Quindi mi dispiace che non posso chiudere, ma le regole... Anzi no, aspettate, ho ancora 3 giorni però, 2 settimane piene dobbiamo darli. E allora raga, due giorni li posso skippare, non li avevo visti. Vediamo se in questi 2 giorni succede qualcosina. Solo 2 giorni di più non posso fare, 16 se ne va, 17, 18, contratto rifiutato. Mamma mia, e quanto vuoi caro Ronaldo? Più di 999 non li posso mettere. Vabbè, allora se la vede Leo, ma forse non si riesce a prendere. Vabbè, mettiamoci tutto al massimo, ma penso sia difficile. Vediamo, siamo già al 17. Vediamo dove si è interrotto tutto. Sì, possiamo fare l'ultimo giorno, allora interrompiamo e vediamo che succede. Offerta rifiutata, Manolas. Ok, ok. Vabbè, qui il giocatore vuole andare via oppure vuole vedere un po'. Vabbè, Manolas. Vabbè, sapevo che ci volevano più soldi. Allora, ragazzi, lascio tutto nelle mani di Leo. E nel frattempo siamo primi in classifica. Il Real Madrid, vincendo le 2 partite, va a 3 punti da noi se le vince tutte e 2. Quindi siamo abbastanza tranquilli. Vediamo un po', deve vedersela lui adesso, ragazzi. Sono curioso poi io di vedere cosa combina lui a questo punto, perché il mio poi prossimo episodio sarà vedere cosa ha combinato Leo in questo mercato finale di gennaio. Quindi ragazzi, un'ultima cosa devo dirvela. Vi dico già che abbiamo un secondo canale noi, cioè io e Leo, dove porteremo le live, quasi solamente live, anzi quasi sicuramente solo live. Vi consiglio di passare, trovate il link in descrizione. Detto questo ragazzi, iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace, raggiungiamo i 100 mi piace almeno e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!